Eh sì, ragazzi, ci siamo. Noi ne abbiamo parlato e ne abbiamo sicuramente discusso anche tante volte in live. È un qualcosa a cui effettivamente magari non eravamo preparati, perché possibilmente uno pensa sempre al fatto che fin quando ha le cose a disposizione, magari non gli dà il giusto peso, non gli dà il giusto valore, però nel momento in cui questa cosa vi viene tolta, si ci ripensa. È un po' la vita. Ogni volta che si dà per scontata qualcosa e poi per un motivo o per un altro si perde, poi giustamente partono i pianti o comunque parte il dispiacere magari di non aver saputo sfruttare meglio quell'occasione, di non aver goduto appieno di quella cosa, perché giustamente poi è così. Quando una cosa si perde, la si apprezza di più. E oggi siamo qui proprio per parlare della fine di Dissidia Opera Omnia, un titolo che ci ha accompagnato per diverso tempo, mi ha permesso addirittura di far nascere il mio canale, mi ha permesso addirittura di poter intraprendere questa strada da content creator partendo dal basso. Partendo da un giochino per mobile che quasi nessuno fondamentalmente si è mai, diciamo, cagato più di tanto, o comunque abbia avuto interesse, nei confronti del gioco, anche perché essendo un gioco per dispositivo mobile, ovviamente ha richiamato pochissima attenzione, o comunque molto poca. Il dispiacere è anche il fatto di essersi creati tutti questi gruppi satellite e non essere riusciti a coalizzare le forze in un unico gruppo, ma purtroppo questo succede, per motivi di simpatia, per motivi di antipatia, per motivi che ovviamente trascendono anche il gioco, e questa cosa un pochettino mi triggera, però capisco, ognuno, capisco il pensiero di ognuno. Però ormai siamo alla fine, quindi inutile piangere sul latte versato. Ringrazio ovviamente tutti quelli che hanno permesso comunque al canale di poter crescere e di poter effettivamente espandere i propri orizzonti tramite Opera Omnia e non come qualcuno mi disse che appunto sono solo Opera Omnia praticamente, cioè se non faccio Opera Omnia per che cosa effettivamente dovrei essere seguito, che non era il mio obiettivo principale, però fondamentalmente parlando Opera Omnia è stato un grandissimo pezzo di storia del canale e quindi era giusto comunque portare avanti il progetto fino alla fine. Voi sapete che io ve l'ho sempre detto, io ve l'ho detto che probabilmente per il 2024 sarebbero stati chiusi i server. E così effettivamente è stato. Non mancherà comunque la copertura fino alla fine, dato che qualche evento ancora all'interno della versione giapponese sarà presente, soprattutto sarà presente la chiusura del capitolo finale, dove verranno messi tutti i pallini sulle i a quanto pare, e poi da qui fino a fine, diciamo, fine servizio, verranno riproposti degli eventi e ci sarà la possibilità di poter comunque maxare le armi, di poter fare, diciamo, baldoria prima di chiudere ufficialmente il gioco. Il gioco comunque sia non verrà completamente staccato, nel senso sarà ancora possibile giocare all'interno del gioco, però ovviamente non verranno aggiunti eventi, non verrà aggiunto nulla, quindi sarà praticamente deserto. Ci sarà praticamente il deserto ad accompagnarci. Detto ciò, però, di che cosa parliamo? È uscita la Ope Ope. Questa notte, dove appunto si è parlato in generale un po' di tutto, e come potete vedere, abbiamo praticamente i capitoli finali che sono stati annunciati, o comunque le due parti comunque del capitolo finale che praticamente sono state annunciate. La prima per il 27-12, quindi 2 giorni dopo Natale, e l'altra parte invece addirittura a Capodanno, quindi anzi no, sì, il 31-1, anzi in realtà, quindi non esattamente a Capodanno, ma praticamente a fine gennaio. Quindi avremo due capitoli che saranno probabilmente un po' più lunghetti, proprio perché ovviamente andranno a chiudere praticamente la storia
di Dissidia Over Omnia. C'è una piccola nota ovviamente da sottolineare, ovvero il fatto che per giocare questi capitoli bisogna aver completato ovviamente gli altri archi, perché altrimenti non sarà possibile giocarli, quindi sarà un po' particolare. Io fortunatamente li ho giocati tutti, quindi potremo goderceli in live, li tradurremo al solito, guarderemo il finale, o almeno io guarderò il finale in live, per vedere un pochettino come sarà il tutto, come sarà la chiusura. Completare successivamente ogni parte di questo capitolo ci permetterà di ottenere un character skin token, quindi potremo ottenere praticamente due skin gratuitamente all'interno dello shop grazie al completamento di questi capitoli. Successivamente andiamo avanti con gli special gacha. Praticamente avremo dei banner speciali all'interno del gioco, dove ci sarà un banner che è quello che vedete praticamente sopra col numero 1, che sarà un banner speciale con un 10+1, quindi una multisummon gratuita che potrà essere pullata una volta al giorno, quindi avremo una free multi al giorno e verremo ricompensati tramite questa pool con 20 gacha tokens. Successivamente invece quello che vedete sotto col numero 2 sarà lo special series banner, ovvero saranno in totale 7 banner che praticamente si aggiorneranno di giorno in giorno, dove la prima pool sarà gratuita e ci consentirà di ottenere anche in questo caso 20 gacha tokens, e poi ogni pool che faremo con le gemme praticamente ci ricompenserà di 60 gacha token. I gacha token saranno cumulabili da entrambi i banner, quindi sia dal banner giornaliero sia dal banner questo qui speciale, che ovviamente ci consentirà di ottenere i tokens e scambiare ovviamente i tokens tramite oggetti, armi, BT, FR, LED, tutto quello che ci interessa sapere. Il PT praticamente ci permetteranno di ottenere 50 BT token, che poi successivamente potranno essere scambiati per un totale di 400 gacha token. Quindi ogni volta che noi faremo 400 gacha token potremo ottenere praticamente un'arma BT, che in 60 botte, cioè in 60 gacha token a pool, diciamo, sono abbastanza facili da farmare. Con un paio di pool si riesce ad ottenere praticamente un PT. Mentre invece poi successivamente un banner 50+1 verrà aggiunto proprio il 31 gennaio, quindi durante l'uscita del capitolo stesso. Successivamente abbiamo praticamente questi eventi che sono le Heretics. Avremo le Heretics praticamente del mese, cioè fondamentalmente le ultime Heretics presenti all'interno del gioco, che saranno le End of November, che sarebbe appunto quella col giorno 11, che verranno inserite giorno 30 fino al 27 di dicembre. Poi le End of December Heretics, che verranno aggiunte il 27 di dicembre fino al 31 gennaio, e poi le End of January Heretics, che verranno aggiunte per l'appunto il 31 gennaio e rimarranno attive fino alla chiusura del gioco, quindi fino al 29 febbraio del 2024. Tutti i personaggi saranno sinergici all'interno di questo evento. Lo shop dell'evento apposito includerà Dissidia Point, Wild Point e tutto ciò che ci serve per potenziare i personaggi, e tutti gli oggetti presenti, sempre ovviamente all'interno dello shop, saranno illimitati. Quindi si potranno praticamente scambiare oggetti illimitati. Andiamo ancora avanti, perché qui effettivamente abbiamo diciamo diverse menzioni di cui dobbiamo parlare. Una delle più importanti è sicuramente la lettera, come dire, degli sviluppatori, o comunque il messaggio che poi è stato lanciato dai traduttori fondamentalmente di Dissidia Over Omnia, dove praticamente ci ringraziano per tutto quello che abbiamo fatto, ci ringraziano per tutto quello che è stato fondamentalmente il gioco, e un ringraziamento ovviamente alla community che ha permesso comunque di continuare per tutti questi anni in modo così efficiente e in modo così compatto.
Successivamente ci spostiamo verso quello che invece ci sarà giornalmente presente all'interno del gioco, quindi gli special daily token, dove praticamente ogni giorno il Cactuar ci ricompenserà con 20 token al giorno. Gli LD token saranno aggiunti allo scambio dello shop, che potrà essere... diciamo che potrà essere in qualche modo utilizzabile durante tutto questo ultimo periodo di gioco, e gli LD token costeranno per l'appunto 10 tokens, quindi un LD token costerà 10 token. Noi, prendendone praticamente 20 al giorno, in un paio di giorni riusciamo anche a comprare gli LD token, quindi forse finalmente potrò ottenere la LD di Lyle scambiandola con i token LD. Gli X token invece sono stati ridotti come prezzo da 30 a 10 ovviamente, e tutti gli oggetti all'interno dello shop saranno illimitati. Andiamo ancora avanti, dove praticamente avremo i login bonus, in questo caso che verranno ovviamente cambiati per tutto questo nuovo periodo di gioco, dove praticamente avremo la possibilità di ottenere Power Stone, Ultima Core, Skip Ticket, Ultimate Color Brilliance, eccetera eccetera. L'ammontare dei Crystal Brilliance ovviamente verrà incrementato all'interno del gioco, e inoltre si potranno acquistare gli Ultimate Color Brilliance tramite le gemme, quindi sarà possibile ottenere, cioè sarà possibile in generale ottenere degli oggetti tramite un nuovo shop che verrà aperto nel gioco, come vedete appunto sullo schermo, dove praticamente 150 Providence Core verranno scambiati con 400 gemme, un Bit Ingot verrà scambiato con 500 gemme, un Armor Ingot verrà scambiato con 500 gemme, una Force Stone con 250 gemme e 10.000 Enhancement Point con 250 gemme. Quindi sarà possibile comunque maxarsi tutte le armi, maxarsi tutti i personaggi, fare tutto ciò che non si è potuto fare durante diciamo questo periodo di gioco, che ci consentirà comunque di fare quello che vogliamo. E inoltre è stato aggiunto il fatto che tutti i personaggi rimanenti avranno la Force Enhancement a livello 50, tutti i personaggi saranno super sinergici durante le Divine e le World of Illusion Spiritus presenti all'interno del gioco, gli artefatti saranno sempre arancioni a prescindere dal fatto che voi abbiate il Mog Pass oppure no, tutte le Cycle Quest avranno le ricompense triplicate e i Cactuar avranno un'apparizione del 100% e anche le Magic Pot, e ovviamente poi come ultima notizia avremo anche gli stickers che vi farò vedere tra poco. Ecco, questa è la notizia che vi stavo appunto dicendo, dove tutti i personaggi prenderanno le FE al 50, tutti i personaggi saranno super sinergici, eccetera eccetera. Come potete vedere avremo anche degli ultimi stickers che verranno rilasciati all'interno del gioco come ringraziamento per questo periodo di tempo passato insieme. Ultimo messaggio che vi allego ovviamente a questa Ope è che verrà rilasciata una Ope finale giorno 1 febbraio, quindi il 1 di febbraio avremo l'ultimissima Ope, ovvero la 36esima, dove praticamente non si parlerà di eventi, non si parlerà di nulla, perché giustamente ormai è tutto finito, sarà semplicemente un'intervista a Fujiwara e comunque anche dei commenti per quanto riguarda la produzione di Opera Omnia, e chissà, magari una sorta di Opera Omnia 2 o magari un progetto correlato annesso che possa effettivamente interessare agli appassionati della saga. Detto ciò ragazzi, questo è effettivamente un saluto da parte mia, non è un addio ma è soltanto un arrivederci, perché ovviamente io ormai mi sono dedicato a Ever Crisis, quindi continuerò fortunatamente a dedicarmi per quanto riguarda Ever Crisis fin quando ovviamente riuscirò a starci dietro. E Opera Omnia è stato sicuramente un pezzo del mio cuore, mi ha permesso di raggiungere tanti obiettivi, mi ha permesso di tagliare tanti traguardi, è stato un viaggio e un cammino strepitoso anche grazie a chi mi ha sempre seguito e mi ha sempre sostenuto.
Io spero comunque sia di vedervi anche solo per guardare il finale insieme e magari commentarlo, ricordare il gioco così come è stato. Quindi vi aspetto ovviamente in live con gli appuntamenti per quanto riguarderà la fine dei capitoli, che vi ricordo essere giorno 27 e giorno 31 gennaio, quindi 27 dicembre e 31 gennaio, quindi molto 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 lontano ancora. Un mesetto più o meno dal primo e un altro mese dall'altro. E quindi niente, è stato veramente un piacere per me trattare questo gioco. Probabilmente rimuoverò poi tutto il materiale di Opera Omnia perché non sarà più necessario a nessuno. Lascerò magari qualche cosina giusto per ricordo, giusto per ricordare un po' il gioco, ma per il resto tutto il diciamo tutto l'altro lavoro che ho fatto, ovviamente a partire dal 29 febbraio, verrà rimosso. Perché non avrà più nessuna validità, cioè non nessuno potrà più usufruire di questi video, quindi è inutile tenerli sul canale perché mi danno soltanto impiccio e mi danno soltanto quei ricordi che poi effettivamente vorrei magari accantonare. Quindi ragazzi, è stato un immenso piacere accompagnarvi durante tutto questo periodo. Spero di potervi vedere su Ever Crisis, o comunque spero di potervi vedere in generale anche in live senza necessariamente Dissidia o Ever Crisis. Vi ringrazio per la compagnia, vi ringrazio per il supporto, vi ringrazio anche per l'hating, perché c'è stato qualcuno che effettivamente mi ha dato un po' di veleno, e vi ringrazio anche a voi, ringrazio tutti, è stato un bellissimo viaggio, e quindi ragazzi, arrivederci.